Sì, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui alla Mod Vita da Gangster. Come avete visto nel video di ieri, abbiamo sradicato i bancomat dai muri, una roba fuori di testa, ragazzi. Vi lascio il video in descrizione se ve lo siete persi, è stato qualcosa di unico. Una Jeep potente, ovviamente, con una corda è riuscita a strappare dai muri i bancomat e abbiamo fatto la bellezza di 250.000 dollari. In questo video cosa faremo? In questo video saremo con Tracy e Francesco. Tracy, nostra moglie, Francesco, nostro figlio, e poi dovete vedere come si è combinato, ragazzi. Dovete vedere come si è combinato, Francesco. È cambiato, ragazzi. Già sta prendendo una strada abbastanza brutta. Adesso lo vedete come è fatto. Comunque, cosa faremo? Visto che siamo ad agosto, comunque vacanze, caldo, relax, al posto di comprare le ville e altre cose, ragazzi, ho pensato bene di affittarla una villa, una casa vacanza, no? Però attenzione, ho affittato una mega villa da 20.000 dollari al giorno, ragazzi. Quindi se ci vuoi stare una settimana, so 120.000 dollari, una roba fuori di testa, ragazzi. 2 settimane, madonna mia, mi lascio immaginare 240.000 dollari, una roba assurda, ragazzi. Però voglio fare questa pazzia, non l'abbiamo mai fatta, quindi voglio noleggiare una mega villa che ho già fatto, tra l'altro. 20.000 dollari al giorno, robe da ricchi. Comunque, beh, ragazzi, andiamo un attimo a Grob, che già c'è Tracy, Francesco. Fatemi buttare un attimo sto bicchiere. Ok, perfetto, ragazzi. E si va con la BMW X7, che tra l'altro devo lavarla, devo mettere benzina e tutto. Andiamo a Grob. La Lamborghini, poi la Lamborghini Hydra l'ho posata, ragazzi, non andiamo con quella perché comunque è piccolina, diciamo è grande ma non ci vanno 3 persone. Poi in questa qua abbiamo caricato pure i bagagli, tante cose, infatti vedete già sta là. Perfetto, fatemi fare questa inversione. L'Optimax, non lo so, ragazzi, lo parcheggiamo qua, tanto comunque ci conoscono tutti, non c'è problema. Faccio così, lo mettiamo qua. Già sanno che è il nostro, già sanno, ragazzi, già sanno. Perfetto. Allora, vediamo un po' la situazione. Eccola qua, ragazzi, BMW X7. È da un po' che non la prendiamo, quindi vedete, tutta sporca, tutta con la polvere sulle fiancate, quindi un bel lavaggio prima di partire ci sta. Andiamo avanti, vediamo un attimo dove sta Tracy e soprattutto Francesco. Ah, eccola là, Tracy, ragazzi, adesso siete pronti a vedere com'è diventato Francesco? Sembrava un caro bambino, un caro bambino. Ma l'ho lasciato un po' con i Feminis, l'ho lasciato un po' con gli altri e ragazzi, vi lascio immaginare la situazione. È educato, quello sì, però chissà per quanto. Guardate là, ragazzi. Guardate là. Eccola là, Tracy, ragazzi. Sempre bellissima. Fantastica. E guardate qua, ragazzi, Francesco. Vieni qua, guardate qua, ragazzi, come si è ridotto. Per farvi capire. Mannaggia, ragazzi, fascia della Gucci, capelli verdi, una felpa così, dei jeans già, capito, stilosi. Che vogliamo fare qua, ragazzi? Che vogliamo fare? Allora, che pensavo di fare? Vuoi venire? Dai, scendi dal fetto, ragazzi, ecco Tracy. Chi la volesse vedere, sempre in gran forma, ragazzi, sempre bellissima. E vabbè, dai, pure Francesco, dai, sta passando il suo periodo. Ma tu devi cambiare, eh? Devi voglio i capelli normali. Quindi quando si torna voglio i capelli normali. Punto. Perfetto, dai, seguitemi. Vai, 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 correte, correte, correte. Ragazzi, facciamo velocemente questo lavaggio, mettiamo benzina e vi faccio vedere questa casa che abbiamo affittato. Ok, salite, salite. Ok. Vai, andiamo subito a lavarla, ragazzi, velocemente. E là, levati. Ok, bella bestiolina, ragazzi, per partire questa. Bella bestiolina. Vai. Aspettatemi qua, poi vedete voi se volete uscire. Lavo un attimo la macchina, non vi bagnate. Ok, perfetto. Attento, Frangie, attento, spostati. Ok,
È tutta sporca sta macchina, ragazzi, tutta sporca. Ok, fatemi fare un po' nei cerchi, un po' avanti. Ah, eccola qua, vedete? Ah, si stanno levando le macchine, ragazzi, si stanno levando, perfetto. Dai. Ok, ottimo così, ragazzi, è pulito. Dai, salite. Allora, adesso andiamo a mettere benzina. Vedete, adesso è più pulita, ragazzi, è molto meglio. Molto meglio così. Allora, andiamo di qua. Ce ne siamo un po' lontani dagli affari, ragazzi, perché comunque ci sono sempre i families che sono lì per noi, quindi non è che sia un grosso problema, capito? Comunque c'è sempre qualcuno che sta lavorando per noi, quindi. Ok, mettiamo benzina. A posto, scendete, dai. Aspettate. Ok. Ah, beh, dai, la benzina ce l'aveva, ragazzi. Perfetto, pensavo che stava a secco. Perfetto. Intanto mi imposto già il GPS, ragazzi, così già sappiamo dove arrivare. Ok, perfetto, stacco il tubo. Spostatevi un attimo, per favore, dai. Andiamo, perfetto. Dai, veloci. Dobbiamo fare 8 km, ma tanto con questa si vola, ragazzi. E chi si ferma? Comodissima, ragazzi, ripeto, sembra di stare proprio nel salotto di casa con questa. Siamo a 300, ma loro è come se sentissero che stiamo tipo a 150, per dire, a mente che sta ferma. Si mangia la strada proprio, anche i sorpassi. Ma qua tiriamo tutto, ragazzi, così arriviamo subito. Mamma mia. Ehi. Allora, ragazzi, al momento non si vede più la strada, eh. Sesta. Lì, ragazzi, qua ci ribaltiamo, eh. Stiamo calmi. Madonna mia, ragazzi. È un aereo. Pensa un accidente, ma è un aereo sta macchina. Fatemi rallentare in questa curva che la macchina sbanda. Ok. C'ho pure dei buoni freni. Avanti così. Allora, dovrebbe stare da queste parti, se non sbaglio, ragazzi, perché mo non mi ricordo, l'abbiamo noleggiato tramite app. Ah sì, ragazzi, un po' più avanti. Avevo messo il GPS per sbaglio qua, ma non... Ok, sì, infatti, ragazzi, era proprio come l'avevo vista sull'app. Poi ho fatto prenotare a un membro dei families che c'ha comunque la carta. Guardate qua, ragazzi. Ci credo, $20,000 al mese. Cioè, $20,000 al giorno, ragazzi. Andiamo avanti, vediamo. Sì, ok, ci riconosci. Guardate qua che figata, ragazzi, quei parcheggi. Wow, aspettatemi qua, dai. Faccio un tour. Ah, vedi, la macchina a fresco, ragazzi. Cosa vuoi di più dalla vita? Ma veramente, cosa vuoi di più dalla vita? Giustamente, Francesco, ragazzi, fa le foto. Comunque, abbiamo detto qua è tutto zona garage, ragazzi, vediamo un po'. Andiamo all'interno, tra l'altro guardate qua che figata, ragazzi. Wow, e che è qua, ragazzi?
20.000 dollari al giorno, 20.000 dollari al giorno stiamo parlando. Allora facciamoci un attimo un tour inferiore, ragazzi. Allora, da questa parte qua cosa abbiamo? Velocemente, dai. Ok, il garage, quindi si entra anche da questa parte con quadro della Bugatti. Di qua. Madonna mia, ragazzi. Sala bowling, sala cocktail. E ci credo che costa 20.000 dollari al giorno. Di qua sala palestra, perfetto. Non ci voglio andare ancora nel giardino. Sala palestra, sala bowling. Ok, andiamo di qua, ragazzi. Perfetto, qua abbiamo un salottino, una cucina bellissima tra l'altro, ragazzi. E qua si va nella zona comunque principale della casa, l'ingresso principale. Quindi ci siamo visti queste stanze, andiamo di qua e vediamo cosa troviamo di qua. Allora, un acquario bellissimo, ragazzi, con i pesci da questa parte qua. Ok, ingresso garage pure da questa parte qua. E qua suppongo zona cinema, ragazzi, bellissima. Madonna mia, col tetto stellato, i divanetti e tutto, i sneak, i snack, tutte quelle cose là. Andiamo avanti, vediamoci queste stanze qua. E questa, madonna, ragazzi, la sala gioco d'azzardo, il pokerino, avete presente, con le carte. Wow, ragazzi, questa abbiamo prenotato proprio una casa da ricco. Cioè, questa è proprio la prenota, abbiamo prenotato una casa che possono prenotare solo i criminali, capito? Quindi, cioè, i families sanno quello che vanno a fare, ragazzi. Quindi questa qua è una casa appartenente ad un altro boss che mette in affitto a qualcuno, e noi ce la prendiamo. Guardate qua, vedete, questo c'è il quadro del padrino, ragazzi, la pistola e tutto. Madonna mia, che figata. Andiamo avanti, penso che sia la casa più bella di tutte. Andiamo avanti, vediamo questa stanza qua. Ok, bagno, ragazzi, con una bellissima vasca, doccia, tutti i comfort possibili. E abbiamo visitato la stanza inferiore. Adesso, prima di andare fuori, andiamo in queste qua sopra. Ok, vediamo un po'. Allora, ragazzi, prima stanza, sicuramente camera da letto adesso. Madonna mia, ragazzi, camera da letto bellissima, con TV. E andando di qua, giustamente abbiamo il bagno, sempre con la vasca e il massaggio, la doccia e tutto. E pure dove si fa pipì. Poi, da questa parte qua, cosa abbiamo? Mamma mia, ragazzi! Questa qua potrebbe essere tipo la stanza di Francesco, perché la vedo più colorata. Qua sicuramente bagno, doccia e vasca, quindi da tutte le parti. Perfetto. Mamma mia, ragazzi, guardate qua che vista, ragazzi, proprio vista mozzafiato. Qua dici, così, proprio così. Mamma mia, la villa più bella di tutte, ragazzi, momenti. Mo quasi quasi, sapete, butto il pezzo, vediamo se la vogliono vendere. Comunque, andiamo avanti. Perfetto, quindi camera da letto, genitori, figlio. Perfetto, qua tutto a posto. Andiamo di là, che sicuramente saranno anche là le camere da letto, sicuro. Ma è bella, ragazzi, è una bella casa. Ammazza, 20.000 dollari sono ben spesi qua. Qua sicuramente vediamo. Perfetto, camera da letto. Sala da gaming. Pure qua vista mozzafiato sul giardino. Qua bagno sicuramente, perfetto, bagno e doccia. E suppongo che pure di qua c'è una stanza. Vediamo, camera da letto. Ah, ok, carina, ragazzi, carina, carina, carina. Qua è inutile che vediamo, sempre bagno e doccia. Perfetto, una bella, una casa ben arredata, ragazzi, sicuramente. Ora passiamo al pezzo forte. Usciamo fuori e vediamo un po' la situazione. Posso uscire da qua? Certo che posso uscire. Mamma mia, ragazzi, guardate qua che piscina. Qua ti rilassi proprio. Guarda qua che lusso sfrenato, ragazzi. Proprio siamo circondati dal verde. Ma proprio guardate qua, guardate dove siamo. Si vede tutto l'oceano. Vedi tutto, vedi le barche arrivare. Vedi quella casa. Veramente fighissima, ragazzi. Qua veramente la sera ti fa certe passeggiate qua e non ti annoi mai. Quindi 20.000 dollari
Veramente, veramente, ragazzi, noi che siamo ricchi, 20.000 dollari, non so proprio niente, sono tipo 2 euro al giorno, però guardate dove siamo, nel lusso, nel paradiso proprio. Abbiamo pure i Buzzard, tra l'altro. Andiamo avanti così. Ok. Ed è veramente una figata assurda, ragazzi, quindi ora ce ne stiamo un po' qua con tutti quanti, poi vabbè, chi vuole venire viene, ovviamente sempre gente fidata, ragazzi, perché dobbiamo stare attenti. Però tutto sommato la casa questa è, quindi veramente interessante, veramente niente da dire, ragazzi, ci sta veramente tanto 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 tanto. E nulla, ragazzi, questo quindi era un video aggiornamento per farvi capire che comunque stiamo partendo, le cose le stiamo facendo. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Guardate come mantiene il telefono tutto buggato. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Con questo è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Franklin è stanco e ci credo, ha visitato sta casa così grossa di stanchi. Bella, ragazzi.